nel calcio ci si emoziona sempre. L'emozione, non ma se manca l'emozione manca la passione, manca la motività di far bene per questa città, soprattutto per la città, perché io vorrei anche nei momenti euforici, no, che le cose si cambiassero, no, che va bene nel male di una società, perché il calcio un po' è fatto di azioni, no, puoi vincere, puoi perdere, no. Però io penso che Pescara possa fare, ognuno con le proprie possibilità, qualcosa di più. Si rivede un po' in Sebastiani come modo di agire? Altri tempi però... Il rapporto con i giocatori? Sì, d'accordo con i giocatori, è la prima cosa che tu devi avere anche un feeling con loro, no? Devi essere capace anche di far capire a loro che la prima cosa sono la loro capacità di andare avanti e quindi di raggiungere determinati sogni. No? Chiudo adesso in Serie A, cosa bisogna fare? Beh, bisogna soprattutto un po' tenere un po' l'ossatura di quella che è, perché forse l'altra volta l'errore è stato di voler cambiare e dopo 4 anni siamo tornati in Serie A, quindi sicuramente non è stata un'improvvisazione, è stato un progetto, una programmazione, e grazie alla voglia, alla capacità di queste persone che ci sono state a mandarla avanti, quindi anche nei momenti difficili non si sono demoralizzati, hanno capito che avevamo le possibilità di fare qualcosa di grande, perché avevamo la squadra a un certo livello. Devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali, bravissimi, perché hanno recepito un po' tutto quello che è stato detto e si è creata veramente una famiglia.